Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marchegiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Si comincia. Decidono di giocarla all'indietro. Vuole la profondità. Bello intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Raul Garcia è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Raul Garcia. Prova la giocata nello spazio. È riuscito a passare. Gioca una palla lunga. C'è la palla lunga in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Prova il traversone. Appoggia il pallone largo con eleganza. Palla in avanti verso il compagno. Prova efficace. Aduriz non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Bella serie di passaggi. C'è un'opportunità. Ecco il tiro. È un grande riflesso qui. Che grande parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Intervento difensivo. Passaggio in avanti. Soldado cerca spazio. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. L'Athletic Club riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Quando segni inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Giocata nello spazio, intercetta, fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Raul Garcia, palla larga in profondità, mette in mezzo il traversone. Lo stanno facendo girare bene, sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova il filtrante. Prova a saltare al centrocampo. Ci mette il fisico e conquista il pallone.
cerca la profondità sulla fascia. Cross respinto. Colpisce il pallone e c'è il gol della Tea di Bilbao. Aduriz ha intuito bene il passaggio, ha capito subito che l'occasione era ghiotta e l'ha sfruttata a dovere. Un'azione micidiale. Athletic Club segna il gol che sblocca la gara. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Prosegue nella sua corsa. Pallone alto nello spazio. Ed ecco il colpo di testa. Ottimo disimpegno, fondamentale. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. Poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Allontana il pallone. E passa! La mette sulla sinistra. Raul Garcia. Fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. Inizia adesso il secondo tempo. L'Athletic Club è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Cerca spazio. Vuole la profondità. Cerca di lanciare il compagno. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Non è vicinissimo, ma chissà, se se la sente fa bene a provarci. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Buon lancio. Allontana. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Provano a ripartire da dietro. Prova un traversone dalla tre quarti. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante.
situazione. Occhio al tiro! È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Prova a verticalizzare. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Prova la giocata nello spazio. Che botta! Fuori, ma per pochi centimetri. Ha fatto bene a provarci da quella posizione. Meritava solo maggior fortuna. C'è fallo. La metto in avanti. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Chance per tirare. Un gol d'antologia! Che gol pazzesco! Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca di istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brivido. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Cerca l'uomo là davanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Gioca una palla lunga. C'è fallo. L'arbitro gli si avvicina e può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Sembrato regolare. L'Athletic Club tenta il tutto per tutto a caccia di un gol in zona Cesarini. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo. Difensore non molla mai, non gli concede respiro. Vedi Fabio, per fare una buona marcatura non basta la qualità individuale, serve la cooperazione tra compagni di reparto, tra tutti i difensori. Cerca spazio e il pallone finisce in rete. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Sono in vantaggio di un gol. Possiamo solo ammirarli. Non si sono mai lasciati prendere dallo sconforto e ora sono meritatamente avanti. Prova il filtrante.
può cercare il taglio in mezzo. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Soldado. Vuole la profondità. Prova Aduriz. Aduriz ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Cerca spazio. Ha la possibilità di andare verso la porta. Occhio, può andare. Perfetta la parata. Lui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Lady Club tenta quello che probabilmente sarà l'ultimo fondo della partita. Gaspar. Ed ecco il fischio finale, tutti sotto la doccia. I loro avversari hanno dimostrato maggiore determinazione nei momenti più importanti. E loro invece hanno perso gli equilibri e la pazienza. Davvero un gran peccato. Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale. Una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria. E non mi resta che salutare tutti, compresi i tecnici che hanno lavorato a questa diretta. Grazie anche al nostro Luca Marchegiani.